Bella canzone, incontra le Mandre al Rock Festival 2018, ciao! Ciao! Come va? Bene, grazie, tu? Tutto a posto, stasera vi esibirete al Rock Festival 2018, cosa ci dobbiamo aspettare da questa performance? Beh, spero un grande live, speriamo di divertirci, spero una bella festa. Siamo alla 9ª edizione di un festival, hai seguito le precedenti, cosa ne pensi di questo festival? No, non siamo mai stati qua, però beh, i presupposti sono molto buoni, è uno dei festival più importanti d'Italia, per noi è un onore essere stati invitati e partecipare stasera. Il 7 settembre uscirà il vostro EP che contiene solo 3 brani, come nasce questo progetto? Guarda, nasce dal fatto che avevamo questi 3 brani che suonavano bene insieme, insomma, cantavano bene insieme, non volevamo ancora giocarci la carta dell'album, abbiamo deciso di fare un passo intermedio, di pubblicare questi 3 brani che stanno bene insieme e vediamo adesso gradualmente cosa succede. Infatti ho letto in un'intervista che avete detto che per voi, o comunque per gli artisti emergenti, l'album è un po' l'obiettivo, quindi state lavorando a un album vero e proprio? Stiamo lavorando a un album vero e proprio, sì, l'obiettivo penso che sia proprio quello, un po' per tutti, ognuno ha i suoi tempi, noi abbiamo i nostri e così ci arriveremo anche noi. Comunque nel corso di questi ultimi anni avete fatto uscire diversi singoli che sono diventati virali e sono piaciuti a tutti. Allora qual è secondo voi il segreto per il tormentone? Il segreto per ce l'avessi, il segreto per il tormentone, lo dico a te, me lo tengo per me. B, faremo tutti i tormentoni da milioni di ascolti. In realtà non è così semplice, penso che in parte sia anche una cosa casuale forse. E invece nei prossimi mesi dove vi vedremo? Nei prossimi mesi ci vedrete tanto in giro, spero, suoneremo molto, ci sono già parecchi live sentendo su dove di nuovo in giro un po' per più di date. Non ho idea adesso, in questo momento non mi ricordo bene le date, però ci sono di molta roba. Domani siamo a Roma al Monk e da lì continuiamo, speriamo di non fermarci fino almeno a dicembre. Allora vi ringraziamo e se volete fare un saluto a tutti gli amici di Bella Canzone. Ciao ragazzi, le Mandorle, un saluto a tutti gli amici di Bella Canzone.